Benvenuti alla terza puntata del martedì di Voodoo 3 della stagione 2013-2014, rubrica che troviamo di Canicaccia.com dedicata al girone C della C Lombarda. Iniziamo come sempre la puntata dalla classifica generale. A comandare ancora quattro team varesini con la sorpresa di Cislago che si conferma battendo la quotata Opera. Riprende la sua corsa a Cassano che nell'anticipo di venerdì batte tra le mura amica il Sant'Ambrogio Milano. La Mazza allunga in progressione 25-17, 43-32, 68-47 quarti, mettendo a referto ben 5 uomini in doppia cifra e con l'MVP della gara Marcello Pariani, 8 su 10 da 2 in 16 rimbalzi, nelle file dei milanesi non basta un buon Pratavera, autore di 16 punti, per avere la meglio sui favoriti di Cassano. Tutto facile per il Boston nel match contro Cornaredo. La squadra varesina macina gioca, trascinata da un suntuoso Lombardi, 24 punti con 36 di valutazione per l'ex play della Robert Fidel Varese, che segna e crea per gli altri. Bene anche presentarsi con 19 e Missoni 13 punti finali. Gli altomilanesi resistono un tempo, poi non basta un buon Frattini, 20 punti, a contrastare le ondate dei padroni di casa che nella ripresa dilagano. Altra vittoria, ma con il brivido per Arcisate che vince volate il match contro la OSL Garbagnate. La squadra di Coach Vis si riscatta dopo un secondo quarto chiuso sotto di 13 punti, 32-45, con gli ospiti trascinati dal solito Allegri, autore di 27 punti. Rientro in campo dopo la pausa lunga, la spinta di Fanchini, 7 su 9 da 2, 2 su 4 da 3 per il play ex Riva del Garda, permette alla Valcerese di tornare avanti alla mezz'ora, 6-1-5-8. E poi, grazie anche alla sostanza dell'MVP Clerici, 6 su 8 al tiro, 8 su 11 da 1, 4 recuperi più 2 stoppate, di chiudere e respingere così gli ospiti guidati da un ispirato Lattuada, 15 punti finali e tante triple a segno. Riscatto di Doterma che sconfiggerà Virtus Gambolò nel match di sabato al Pala Pastorella. Concentrazione difensiva e ritmi alti permettono a Casorati di avere facilmente la meglio sui pavesi, dove il solito e solo Branca, 30 punti, trova continuità, scusate, la via del canestro. Il team di Anilonti affonda subito i colpi, 15-4 al punto, con un vivace Bisognin, 5 su 9 da 2, più 7 su 9 ai liberi. Poi l'affondo decisivo lo dà Matteo Grampa, MVP con 10 su 15 dal campo più 7 rimbalzi, che scava il margine che decide il match, 38 a 16 al quindicesimo. Poi è amministrazione controllata. Altro cappò per Gallarate che non si scalda da quota 0, nonostante i comandi per 3 quarti, 11-13 al decimo, 21-24 al ventesimo, 40-42 alla mezz'ora, il team di Cociarosio perde contro un quadrato ebro trascinato dal duo Santroni, Faini, entrambi autori di 11 punti. Agli ospiti non basta l'avver di Rui, 5 su 12 dal campo, e di Leo, 12 punti finali. Raid esterno per la Sportlandia che espugna Cerro nel posticipo domenicale. Radate comanda da subito nonostante brutte percentuali al tiro, nei primi 20 minuti, chiusi però sul 28-34 a proprio favore. Poi sono le giocate di Fogato, 8 su 12 liberi e 15 punti finali per l'MVP della gara, e di Marzorati a respingere i locali, dove si erge protagonista il nuovo arrivato Musazzi, per la più 24 punti. A Cislago si conferma in vetta e vera sorpresa di questo primo scorcio di stagione il Cistern, che in casa appunto batte anche la quotata Opera Milano. Le incursioni degli esterni giallo-viola, Parietti 26 con 5 su 5 da 2, 4 su 8 da 3 e titolo di MVP per l'ennesima volta, e anche di Cattaneo, 14 con 6 su 9 al tiro, ribaltano nel terzo tempo la gara, controllate dagli ospiti nei primi 20 minuti, sospinti dal totem Velardo 20 punti e dal giovane Colombo. Poi, grazie anche al concreto Chiodaroli, 5 su 8 da 2, 4 su 4 liberi e 5 rimbalzi, il team di Coach Sassi fa sulla posta in gioco. 8-6-7-7 in finale. Seconda vittoria casalinga per il Sol nella gara disputata ieri sera contro il Rabbio Lomellino. Sono Pedrazzini 19 e Pietro Seratoni 15 a decidere il match con le loro conclusioni. Agli ospiti di Coach Sguazzotti non è bastata la buona prova di Campane 17 per l'esterno e di Verli 15 punti per l'ex Casolato. Ed eccoci alla classifica marcatore. Continua a comandare Thomas Branca di Gambolò che distanzia tutti già la terza giornata, seguito da Allegri, OSL Garbagnate e da Parietti, playmaker di Cislago.
Curiosità, nei primi 20 della classifica nessun under. Il più giovane è Clerici, passato quest'anno all'ambiziosa Valcerese. E dopo i commenti delle gare disputate nell'ultimo turno di campionato e alla classifica dei marcatori, spazio al miglior under della terza giornata. Menzione questa volta ad Andrea Colombo, ala del 1995 in forza al team milanese di Opera, autore di 7 punti ed una concreta prova. Ed eccoci ora alla top 5 della giornata. Via al contributo. Ed è tutto anche per questa puntata, la terza, vi ricordiamo, della stagione. Appuntamento tra 7 giorni su www.canicaccia.com. Pallacanestro e passione. Seguiteci sempre online. Grazie e alla settimana prossima.